Una cosa, un contributo, è stata una delle prime domande che ti ho fatto. L'arte contemporanea a volte sembra difficile da comprendere, molte persone neanche si avvicinano ad una mostra perché pensano che sia qualcosa che non fa per loro, come immaginare qualche volta il teatro. Ecco, invece, che cos'è l'arte e come ci si può avvicinare? Bisogna avere per forza la laurea per No, affrontare. assolutamente. Guarda, l'arte intanto è il primo segno di comunicazione che conosce l'uomo. Nasce prima l'arte, poi tutti gli altri segni di comunicazione. Se tu pensi a Lescaut, l'uomo incideva la pietra con una selce e oggi usiamo il Mauser, che è un segno elettronico, però la comunicazione è identica alla selce che incideva la pietra. Per cui la comunicazione, cioè un artista cerca la comunicazione con gli altri. Poi ci sono i sapientoni, alcuni critici che di questo fanno parole incredibili, indescrivibili, di cui non hanno niente a che vedere con l'arte. L'arte è come il sole, come la natura, come il cielo. Uno la guarda e ne resta incantato e ha un incantamento. Però c'è qualcuno che cerca di spiegare questo incantamento. Cioè, vedi, quando si ascolta per esempio una sinfonia di Beethoven o di Liszt, uno che cosa pensa? Se incomincia a pensare alla struttura della sinfonia, che è la tecnica di quella sinfonia, quanti violini, quante trombe, alla fine non apprezzi più la poesia della musica. Per cui l'arte è un incantamento dell'uomo, lo è stato sempre. Basta guardarla. E basta, se c'è un'emozione l'artista ti ha parlato, se non c'è un'emozione, vabbè, non abbiamo parlato in due, insomma. Siete d'accordo, sì? Onorevole, ascoltando Cesare e pensando un po' anche al suo ruolo, penso alla nostra Calabria che certo ha bisogno di autostrade, di ponti, di tante infrastrutture, ma l'infrastruttura più importante che chiediamo a voce alta ancora non è forse proprio quella, di tenere le intelligenze qui? Che in qualche modo ci vengano restituite, in qualche modo, non è quella l'infrastruttura che davvero può fare la differenza prima ancora delle autostrade e dei ponti. Ma intanto permettetemi di congratularmi con il mio compaesano, nel senso che io ho passato 5 anni della mia gioventù in questo luogo. E qui ho appreso molti concetti che mi hanno poi guidato nella mia esistenza. Io ho frequentato qui il ginnasio e il liceo classico, prima del liceo scientifico che poi successivamente è stato istituito, e quindi ho appreso da maestri, professori molto importanti che erano originari di questo luogo, gran parte della mia cultura giovanile. E questo io l'ho sempre riconosciuto, per me questa città è stata sempre una città fondamentale, l'ho considerata anche mia. Io sono nato a 13 km da qui e quindi questo era il punto di riferimento culturale in quel periodo. Formazione, diciamo. Esattamente. Quindi, se io poi dal classico poi sono andato a fare qualcosa, non certo di poesia o di arte, ma qualcosa di molto più prosaico, che è quello di realizzare delle opere importanti per la vita delle persone, è chiaro che purtroppo la situazione economica del Mezzogiorno e la situazione politica nazionale mi ha spinto a realizzare queste opere non nella mia patria, ma soprattutto in Italia settentrionale, nel senso che anche quella, la mia patria, se consideriamo l'unità d'Italia, ma certamente non mi è stato mai possibile realizzare grandi opere nel Mezzogiorno. Voglio darvi un dato che forse è indicativo. In 8 anni io sono stato presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
ho approvato progetti superiori ai 25 milioni di euro per il 91% tutti situati al nord di Roma, per il 9% al sud di Roma. Questo ve la dice tutta per la situazione infrastrutturale italiana. Ce la dice male, insomma. Esattamente. È vero poi quello che è contenuto nella domanda. La più grande conquista che potremmo fare, ma è una conquista, nel senso che bisogna cambiare molte cose anche nel Mezzogiorno, anche nella cultura stessa del Mezzogiorno, è proprio quella di trattenere i giovani qui. Ma trattenere i giovani qui significa cambiare noi stessi. Io, come lui, non ho mai abbandonato, ho insegnato oltre 40 anni nella prestigiosa facoltà di ingegneria dell'Università di Roma, sono stato il prese, ho laureato circa 5.100 ingegneri in Italia, quindi ho avuto questa fortuna di svolgere questo ruolo di educatore pure, e però non ho mai tralasciato, diciamo, la terra mia. Io ho casa qui vicino a Mericucco e vengo qua, e con tutto il mio lavoro che mi richiede, per esempio oggi sono stato in una zona di Catanzaro, ieri, due giorni fa di Cosenza, eccetera, la sera io devo tornare a casa mia, nel luogo, a parlare con gli amici, a discutere di questioni che riguardano la società in cui io sono nato e cresciuto fino a 18-19 anni, dove mi sono formato. Quindi la sua strada, ecco, è la mia, solo che la sua è una strada bella, poetica, molto importante, che fa riflettere. La mia è molto più terra terra ed è più costruttiva, è più da muratore che da poeta, come il nostro grande artista. Beh, ci sono politici che hanno ancora un linguaggio umile, tutto sommato, voglio dire, anche questa è una bella Italia. Cesare, stavi per dire qualcosa? No, stavo per dire che io ho deciso di restare qui per quello che ti ho detto, perché per me tutti i posti sono uguali. Da giovane ero talmente assorto e preso dal mio lavoro che non capivo dove stavo, non me ne fregava nulla. Incomincio ad avere quei grandi problemi, non solamente di solitudine, ma di indifferenza totale del luogo dove vivevo, perché tutto diventava complicato: fare le foto ai quadri doveva venire un signore da Roma, spedire i quadri diventava un problema enorme, e fare le mostre costava 10 volte di più. Un critico per venire a trovarti e dovevi ospitarlo, pagargli l'aereo, insomma diventava tutto molto complicato. E l'indifferenza era totale, tanto che nel paese dove io vivo, che è Taurianova, che per me è uguale a Cittanova, sono 5 chilometri, insomma non c'è differenza di cielo. Quando sono stato in Brasile ho visto che la differenza era di cielo, no? Cioè il cielo, le nuvole erano diverse, era incredibile, no? Ma 5 chilometri la differenza di cielo non esiste. E alla fine devo dirti che una volta è venuto un giornalista a farmi un'intervista e ha domandato in paese se sapevano dove abitava il maestro Berlingeri, e la gente dice: il maestro Berlingeri, ma chi ha mai? C'è un pittore, ma domanda una guardia, dice: ma lei conosce il maestro Berlingeri? Non lo so. Ah, è uno curto che passiò cana mattina, sì, forse è quello lì. Cioè ero famoso per il cane curto, ha capito?